AIFA. Sotto l'AIFA. Scusa. Sotto l'AFA. Allora l'AIFA, che gli diciamo? No, forse è più vicino. Va bene così. Va bene a soddisfare. Dopo fa un video che in cui diciamo. Che diciamo? Sto registrando, eh? Vieni. Andiamo a raccontargli qualche cosa. In una bancarella intitolato Classe politiche Oh, averlo organizzato non sarebbe riuscito meglio. No, però siamo sopra noi, solo faccio vedere. È fuori discussione. Allora voi fateci le domande che avvocato Stacco del dottor Tinca, che è successo qui di fronte al live? Allora siamo sotto casa del nemico. Siamo ricordati anche di loro in Corte Costituzionale e gli abbiamo raccontato la verità contro tante bugie. Oggi abbiamo assistito ad una strategia del nemico che vede l'AIFA protagonista in tutte le sue varie manifestazioni. Protagonista sì, in tutte le cause, perché adesso l'AIFA verrà chiamata sempre in causa laddove si parla di vaccini, visto che finora di vaccini evidentemente non ne capiva nulla. Non se ne è occupata proprio. Non se ne è occupata proprio, non si è mai vista in nessuna causa. Quindi vorremmo sapere dove ha preso tutta la sua competenza a parlare dei vaccini e dei danni del vaccino, visto che è sempre stata assente. Quindi l'abbiamo ricordato anche alla Corte Costituzionale questo, e l'abbiamo detto che l'AIFA, chi è costei, chi l'ha mai vista e dove era finora. Beh, sicuramente è un potentato istituzionale, diciamo molto lobbistico, allora, molto inquinato lobbisticamente. All'AIFA io proporrei fra un po' di andare a studiare bene il documento che abbiamo presentato oggi alla Corte Costituzionale l'avvocato Stanca e per la parte scientifica il sottoscritto, perché parla dei temi su cui l'AIFA dovrebbe dare garanzie alle famiglie, ai cittadini, sulla sicurezza dei vaccini e anche proibire l'interferenza delle multinazionali, perché se non sbaglio l'AIFA vuol dire Agenzia Italiana del Farmaco Italiana. Facciamolo notare. Invece in fondo l'AIFA sa bene che il suo ex presidente o direttore Pecorelli nel 2014 è andato a prendere la designazione transfuga in quel se, di non me lo fa dire. Allora, è andato a prendere la designazione in quel di Washington. Bravo, oh, hai detto. Dove la Global Health Security Agenda, che è formata da multinazionali e poi alle spalle c'è il consortium di Bill Gates ed altri, coordinata da Obama, è andata a decidere per gli italiani le politiche ipervacciniste e quindi non si deve più a proporsi addirittura come cavia internazionale. E quindi l'AIFA non si può più proporre, deve cambiare il nome, non è Agenzia Italiana per il Farmaco, è Agenzia Multinazionale del Farmaco Mondialista. Esatto, e allora si deve anche chiedere però perché il suo direttore Pecorelli è stato costretto alle dimissioni, forse giustamente, anzi per me giustamente, per conflitto di interesse in quanto faceva parte della ILT Security, no, Security Agenda, no, la ILT Security mi sembra, non mi ricordo il nome, quella fondazione che voleva fare propaganda dei vaccini nelle famiglie, propaganda, sensibilizzazione. E invece Raniero Guerra, che ha un analoga interferenza, un analogo conflitto di interessi denunciato ad esempio dal Codacons, solo che invece di averlo con la Sanofi Pasteur come ce l'ha avuto Pecorelli, ce l'ha con la Glaxo. Ma allora che dobbiamo pensare? Che dentro alle strutture italiane c'è una guerra per bande? Che dobbiamo pensare? No, non devi pensare. Lo devi credere. No, io non lo so, me lo chiedo, perché se vedo che tra le due più grosse multinazionali del vaccino si sono scontrate dentro le strutture italiane, uno al Ministero della Salute e l'altro dentro la presidenza dell'AIFA,
io mi chiedo dove sta la sanità italiana. Allora non si chiama sanità italiana, si chiama sanità delle multinazionali. Bene, giusto rilievo. Dai. Diciamo che io sono qui come rappresentante di The Walk of Change. No, no, e ci siamo. Non ci siamo. Casualmente oggi ci The siamo. Walk of Change è arrivato qui con Andrea Liberogioia insieme a due grandi personaggi che rappresenteranno l'inizio di questo cambiamento, perché la manifestazione che stiamo organizzando a Roma, che sembra sarà il 21, perché coinciderà con la data il 21 di novembre, in cui appunto si riunirà la Corte Costituzionale per decidere su una legge assolutamente ingiusta, che è partita come decreto legge, ricordiamo, e ha visto tutte le famiglie italiane coinvolte nello sconforto di un decreto legge che non doveva neanche arrivare al Senato, invece è arrivato al Senato. Non doveva proprio essere proposto. Non doveva essere proposto assolutamente, perché gli stessi attori che ha qui nominato prontamente e giustamente il dottor Trinca, che sono andati a Washington a decidere per il futuro di tutta l'Italia, che entro il 2019, ricordiamo, è stato già firmato, dovrà essere tutta vaccinata, anche non solo i bambini, ma anche gli adulti. Arriveremo fino ai 65 anni d'età, e ricordiamolo questo, perché questo è un problema che si allargherà presto a macchia d'olio a tutti gli italiani. Allora, quando anche chi fino adesso non è genitore e non si è reso conto della gravità della situazione si troverà coinvolto lui direttamente e personalmente in questa problematica, siamo sicuri che il problema, quando riguarderà tutti, prenderà una grande forza, e allora tutti forse si renderanno conto della gravità di questa legge. Noi siamo qui come popolo a rappresentare tutte quelle persone che in questo momento sono preoccupate per questa legge ingiusta, ma saremo qui a difenderla come popolo, e per questo noi richiamiamo tutto il popolo per il 21 di novembre, se sarà poi confermata questa data, a venire assolutamente a dire la verità, a raccontare verità e a chiedere giustizia, e che soprattutto questa legge venga rimandata al mittente, e cioè a queste persone che si sono probabilmente fatte corrompere per arrivare a una situazione del genere legata a una delle potenze più grandi al mondo, che è quella della farmacologia mondiale. Grazie. Prego, prego. Allora, qui siamo di fronte al palazzo della sede dell'AIFA, diciamo, ci siamo ritrovati casualmente di fronte quando noi, provenendo da un incontro che abbiamo fatto qualche minuto fa, stavamo decidendo di prendere le nostre varie direzioni verso casa. Siamo passati dalla Corte Costituzionale all'AIFA, cioè dalle stelle alle stalle delle pecore. È stato veramente una scoperta, un incontro casuale ma anche sorprendente. Come casuali sono le reazioni avverse per l'AIFA, certo. Non sono causali, casuali. Questo bene. Bene, bene, qui abbiamo un bel po' di turisti, un bel po' di pellegrini che vengono e vanno e continuamente. Vieni, vieni, Giorgio, tocca a te. Aspetta che c'è qualcuno, dai. Ti devo lasciare che mi stanno interrogando. Intervieni qua con l'AIFA, Qua abbiamo il palazzo dell'AIFA, dici due parole sull'AIFA. Dici due parole. Dai, che tu hai molto da dire sull'AIFA. Sì, meglio, perché WhatsApp li comprime. Nel momento in cui hanno... Mettete di spalle. Nel momento in cui hanno fatto delle particolari privatizzazioni. Scusa, è appena iniziato, riprendilo pure tu, così mi metti tutto, ricomincia, riprendi, perché io ho riempito. Dai. Finilo tu, vai. Aspetta, dammi un momento. Mi metti il video che stai prima? Te lo mando al volo, così lo vediamo. Qui abbiamo l'AIFA e qui abbiamo il dottor Vitali, il dottor Giorgio Vitali, che da esperto di farmaceutica, come chimico farmaceutico, da 60 anni, 55 anni, si è laureato. Mi sono laureato negli anni 60 e adesso siamo 57 da 60, anni, quasi 60 anni. Anni. È un'esistenza, direi. Praticamente. Ne sa più dell'AIFA, sicuramente. Sicuramente. Ah, sì. Ne so molto. Anche perché di lotte contro. Non è il nostro bus, no? No, quello è il pullman turistico. Ma perché non andiamo in città? Perché stiamo facendo una ripresa. Di lotte contro l'establishment della farmaceutica internazionale, lui ne ha fatte un bel po'. Bene, bene. Diglielo un po'. La legge sul consenso informato, chi l'ha fatta approvare? No, adesso lasciamo fare adesso, non facciamo queste cose, perché dobbiamo dire un'altra cosa. Relatura molto semplice, perché dietro ci sta un'operazione molto interessante, che ci sono a un certo punto, per me è stato stai andando?
a un certo punto per me è stato anche un'improvvisata. Ti ricordi, eravamo assieme davanti a quello che noi credevamo fosse il ministero della sanità, sì, che è quello sul Lungotevere. È diventato un simulacro, diciamo. Ma sì, allora andiamo a chiedere lì agli uscieri, diciamo, no, questo qui è un intero palazzo, è semplicemente per i rapporti politici, perché il vero e proprio ministero della sanità è quello che sta all'euro. Quindi loro hanno fatto un ulteriore per dire l'importanza della sanità, l'importanza della lobby farmaceutica. Hanno fatto uno sdoppiamento del ministero stesso, dove negli uffici che stanno prospicenti all'isola Tiberina si fanno solo traffici di altro carattere che non che fossero o che siano tecnici relativi ai farmaci o alla salute dei cittadini. E lo stesso discorso vale per l'AIFA, perché tutta una serie di questioni e di competenze sono state in un certo senso privatizzate con la creazione di un'agenzia. Ora io mi chiedo, che cazzo serve questa agenzia? Il bisogno c'è. E come che serve? Serve a portare acqua al mulino delle bucce. È quello che sta. No, me lo chiedo, non lo posso affermare. Te la io sempre sono domande. Te la affermo io. Noi solo domande possiamo fare. Te lo affermo io. Mi chiedo, la guerra per bande. Stupiscici! La guerra che abbiamo citato prima, che a noi dall'esterno ci potrebbe far venire il dubbio di una guerra tra due colossi, la Sanofi Pasteur con Pecorelli, che stava nella fondazione finanziata dalla Sanofi Pasteur, e la Ilti Foundation, ecco come si chiamava, Ilti Foundation, e l'altra fondazione, la GSK, che la Klein, la fondazione Klein, dove stava Guerra, che è Glaxo. Beh, a noi ci viene il dubbio, è un caso, tutto un caso. Non lo so, sarà una correlazione temporale. Quello che volevo dire. Sarà una correlazione temporale. Volevo dire una cosa, volevo dire un'altra cosa, che cioè che è maggiormente importante. La strategia è passata attraverso queste forme di privatizzazione. Queste sono le vere e autentiche privatizzazioni, perché non hanno nessun senso. Che senso ha l'agenzia del farmaco? Che senso ha? Ci può essere una problematica della salute da intervenire. Crei un dipartimento, se proprio serve. Però lo metti a quello che era ai tempi del buon Poggiolini, che era il presidente di un reparto del Ministero della Sanità, e finiva. Infatti. Invece al tempo del nostro Poggiolini, sì, purtroppo, avevamo comunque l'industria farmaceutica nelle mani di Big Pharma. Perché, sempre c'è stato. Appunto, e qui volevo arrivare, che secondo me in tutti i settori della vita importante di una società ci dobbiamo riappropriare dei settori chiave della produzione e della ricerca, in agricoltura, nella sanità, nella farmaceutica, nella tecnologia in generale, in tutto, perché le multinazionali, nella ricerca in generale, le multinazionali espropriano le società, i popoli, le nazioni del vero potere democratico. E quindi poi lo sottomettono, in quanto hanno un enorme potere economico, ma poi hanno in mano le leve reali dell'economia. Fra poco, con la Monsanto, tu se non ti mandi i semi, l'agricoltura è morta. Se la Glaxo non ti dà i farmaci, come stanno distruggendo la cultura della sanità, la gente non sa, normale, non sa cosa fare. Non si può accettare una dipendenza totale dalle multinazionali. È un progetto di polietica sociale che gli italiani devono riscoprire, e attorno a questo ricostruire un'identità e un'aggregazione. Le identità nazionali vanno preservate, le differenze vanno preservate. Vorremmo ascoltare anche una sua opinione rispetto all'incontro che c'è stato oggi alla Corte Costituzionale, e cosa possiamo iniziare a far sperare o a non far sperare gli italiani, perché dobbiamo parlare anche di realtà. Quello che accadrà il 21 di novembre, se poi così sarà, questo incontro importante e fondamentale per l'intero futuro di ogni famiglia italiana, che cosa possiamo dire riguardo all'incontro che ci sarà alla Corte Costituzionale questo 21 novembre? Beh, sicuramente noi cercheremo di far aprire gli occhi e le orecchie a tutti gli italiani prima, e poi anche ai nostri politici tramite le sentenze della Corte, perché finora si sono messi le mani sugli occhi e le mani sulle orecchie. Quindi cercheremo semplicemente di far vedere anche a loro la verità, quella verità che questo ente qui
probabilmente sempre nascosto. Però voglio anche dire una cosa per amore di verità. Prima si è parlato sempre di conflitto di interessi. Ebbene, io ho scoperto che il conflitto di interessi non esiste. Qui c'è una convergenza di interessi tra l'AIFA e le case farmaceutiche. Bravo, forse è un'agenzia, forse è un'agenzia perché organizza i viaggi per andare cominciamo a visitare a parlare chiaro. E le sedi della Glaxo e della Smith & Kline. Stavi intervenendo in qualche cosa prima, ti abbiamo interrotto. No, era semplicemente per dire queste cose sull'AIFA, ecco, per definire le sue competenze. Sì, ma quello che volevo sostenere, prima io, e indipendentemente dalla realtà di oggi, che il progetto parte da lontano, indipendentemente dalle altre cose. Beh, in questi casi è sempre un progetto a lungo termine. Per cui quando tu ti dicono, adesso abbiamo creato un'agenzia tal dei tali, no, dietro ci sono delle menti pensanti che hanno deciso di privatizzare attraverso la creazione di un'agenzia. Questo non guarda soltanto i farmaci, guarda tutte le agenzie operative oggi in Italia. Non possono circolare. Tutte le agenzie operative oggi in Italia. Quando ti dicono è stata creata quella particolare agenzia, significa che l'intenzione è quella di privatizzare. Di togliere un altro granello, tassello, diciamo elemento degli scacchi sottratto al controllo pubblico, al controllo dei cittadini. Esattamente come fanno da decenni o da secoli. Mi piacerebbe sapere se lì dentro, in qualche ufficio, l'AIFA abbia anche un telefono rosso, come ce l'avevano i presidenti americano e russo. Ecco, questi forse hanno il telefono rosso direttamente collegato alla Glaxo e alla Smith & Kline. Non ci sono, sarebbe solo interessante non ci sono andare a vedere due, se ci fanno non fare ci una sono telefonata. Solo due, lui ha lavorato per molti anni per la più grande multinazionale che oggi si chiama Novartis. Novartis, certo. Ed è molto più grande della Glaxo, Novartis. Ma alla fine dietro le multinazionali ci sono gli stessi capitali, certo. Ci sono le stesse multinazionali dei Rothschild, dei Rockefeller, degli Warburg, eccetera. E quindi alla fine la passeggiata dovremmo farla a Siena, perché mi sa che la Novartis sta lì. Ha venduto. Lo stabilimento di ricerca vaccini ha venduto alla Glaxo. Che ecco, voleva chiudere. La Glaxo ritiene fondamentale l'Italia nella politica vaccinale della Glaxo intermondiale. Dobbiamo fare la storia, diciamola tutta. In quel posto lì c'era la Sclavo. Una volta. E allora, diciamolo tutto, l'ho detto più di una volta nei nostri video, ero presente io personalmente all'assemblea della Farmindustria quando l'allora ministro della Sanità, Carlo Donata Cantelli, accusò ufficialmente quelli della Farmindustria di avere il ministro che non ho capito non Carlo Donat Cattin che era ministro della sanità all'epoca e accusò apertamente la Farmindustria di avere svenduto la Glaxo che era italiana, un'eccellenza pubblica di Stato, un'eccellenza, di averla svenduta senza farci sapere niente. Allora agli italiani dobbiamo dire, fino a che i vaccini sono delle multinazionali, neanche un vaccino. Esattamente. Abbiamo il diritto di non fidarci, perché il rapporto sanitario, io lavoro nel campo sanitario come biologo nutrizionista, è un campo dove il rapporto di fiducia è fondamentale. Nella sanità il rapporto... Aspetta un attimo, le faccio da 3 minuti massimo, perché così almeno sono più facilmente visionabili, capito? Vai. Allora, il rapporto di fiducia in campo sanitario è fondamentale, per cui noi abbiamo il diritto di dire di Big Pharma non ci fidiamo, perché è un'entità corrotta e corruttrice in tutto il mondo e quindi nessuno... Condannata in tutto il mondo. Esatto, corrotta e corruttrice riconosciuta in tutto il mondo, quindi nessuno ci può obbligare a porgere il braccio di nostro figlio o il nostro stesso a dei vaccini prodotti da un'entità di cui non mi fido. E io mi permetto di ricordare ancora che dentro il cartello che vuole le vaccinazioni c'è la fondazione di Bill Gates, che ha una politica depopolazionistica. Tutti andassero a vedere il video di Bill Gates in cui dice che forse lavorando con i nuovi vaccini e con la medicina sulla fertilità si può ridurre la popolazione mondiale del 10-15%. Io non mi fido, il diritto di non fidarmi è un problema di vita, quindi il bene sopravvivenza più prezioso, della specie. Esatto, e della nostra civiltà.
qui vogliono forse colpire alla radice, no, forse, sicuramente, la nostra civiltà. Perché le operazioni messe in atto in questi ultimi decenni da questi signori con tante maschere ma sempre facenti capo alla grande finanza internazionale hanno messo in piedi, come dicevamo prima e facevo notare la legge 130-99 o altra, il trattato segreto del FATCA o quella del TTIP o della TISA o di altri trattati internazionali che hanno sottratto ogni sorta di qualunque diritto costituzionale e addirittura anche naturale, allora, soggettivo. Stanno uccidendo la società in vari modi, con l'economia, la finanza speculativa e le multinazionali uccidono l'economia e quindi si chiama economicidio. L'OGM. Poi ci uccidono con gli OGM, con i pesticidi sempre prodotti da loro, poi ci uccidono con i vaccini tossici, con i vaccini dove non si sa che DNA c'è dentro, con perché stanno facendo esperimenti con la depauperazione del sistema sanitario nazionale, sì, che non c'ha più l'assistenza che garantiva prima. Che stanno la Glaxo e credo anche Israele sono all'avanguardia nel mondo per la ricerca sul DNA ingegnerizzato e quindi oggi c'è la capacità tecnica di inserire del DNA che nessuno può controllare perché nessuno ha la facoltà di controllare a quel livello. E potrebbe esserci dentro un DNA sperimentale, che noi non vogliamo assolutamente né per noi né per i nostri figli. Questa è un'altra cosa importante, oltre al nano particolato denunciato e dimostrato dal dottor Montanari e dal professor Sagatti, oltre i coadiuvanti tossici, di cui si potrebbe fare a meno, perché io conosco già linee di ricerca per sostituire l'alluminio nei coadiuvanti vaccinali, ma non vogliono farlo. Quindi il sospetto è che loro facciano delle cose consapevolmente per i motivi che sanno loro, economici e popolazionistici. Abbiamo il diritto di opporci. Giorgio, tocca a te. Dai, no, concludi. No, assolutamente non ho nulla da aggiungere. Il progetto è questo, il progetto è nato a fine 800, l'abbiamo descritto anche stamattina. Cari amici, andate a vedere i nostri video, soprattutto i video che abbiamo raccontato. Vorrei che concludessi l'Alpa Mediterranea. Vorrei che concludessi facendo una cappella a tutto quello che ci siamo detti oggi pomeriggio in questo incontro che abbiamo, in cui abbiamo formalizzato alcuni punti cardine su cui basare tutta la nostra possibile successiva opera e azione. Mi viene in mente una cosa, voglio fare una riflessione che volte diciamo i fatti di accadimento, no? La riflessione è questa, ma per fare un progetto così cattivo verso la società mondiale, non solo l'Italia, ne stavamo parlando stamattina. Ma che identità hanno questi uomini di potere, questi gruppi di potere? Che si nutrono della sofferenza del genere umano. Hanno l'odio per l'umanità? Hanno identità così brutte e cattive, inconfessabili? Noi difendiamo il bene comune, difendiamo la vita, difendiamo l'amore. Loro cosa difendono? Il potere, la violenza, la malvagità, le false identità dell'uomo. Qui bisogna fare un discorso anche spirituale e per spiritualità intendo anche una spiritualità laica, anche una spiritualità laica, ma fatta dell'identità dell'uomo di valori etici elevatissimi come il bene comune, l'onestà, il discernimento della verità, la dignità. Ecco, questi valori devono formare la nuova identità umana. Ripeto, andate cari amici, andate a vedere, se vedete casualmente questo video, andate a vedere il video che abbiamo fatto questa mattina, sempre su Alba Mediterranea, relativo alla situazione che si venne a creare dal 1900 in poi e relativo alla guerra segreta per il petrolio. Ed è estremamente interessante. Petrolio, finanza e tutto quello che concerne la guerra, petrolio, finanza, gli strumenti economici sono una parte. Interessantissimi che pochissimi conoscono, ma però hanno rappresentato la storia del mondo. Certo. Quindi il progetto, partendo dai vaccini, è creare un movimento sui territori, con le famiglie, coordinato su tutti gli aspetti che abbiamo citato. I vaccini sono centrali perché è la vita dei nostri figli e toccare la salute forse ancora più che toccare l'economia. Certo, anche l'economia è centrale. Quindi alla fine dobbiamo essere capaci di collegare tutti i temi fondamentali di un progetto. Tutte le direttrici di controazione. Perché il nemico è lo stesso e le vittime sono le stesse, siamo noi, la società, le famiglie. Bene, sempre so long. Sempre. Il 63 è giusto? Sì, sono le 6 e un quarto.
Io d'accordo. Via, no, questo passo.